Il presidente Marco Marsiglio rende noto che l'Abruzzo è al quinto posto tra le regioni italiane per capacità vaccinale, avendo somministrato più del 90% di dosi a disposizione. In regione però l'opposizione attacca e giudica inadeguato il piano di vaccinazione messo a punto dal governo regionale di centrodestra. L'opposizione non ha più argomenti. L'Abruzzo vaccina più del 90% delle dosi che gli sono state recapitate, e attendiamo che ci diano le altre e che ci diano anche i vaccinatori promessi. Noi la nostra parte la stiamo facendo, abbiamo aperto e stiamo aprendo già da oggi un centinaio di punti di vaccinazione che permettono di essere presenti capillarmente su tutto il territorio e ci metterebbero in condizione di vaccinare l'intero Abruzzo in poche settimane se qualcuno ci fornisse i vaccini. Marsiglio spiega poi la linea adottata dalla Regione Abruzzo sulle zone rosse localizzate. La scelta di imporre chiusure limitate permetterebbe di non applicare un pesante lockdown generalizzato. Massima attenzione comunque all'incremento dei contagi. Continuiamo a tenere sotto stretto monitoraggio tutti i comuni, in particolare quelli che hanno mostrato delle accelerazioni negli ultimi giorni, oltre a Tortoreto che abbiamo già subito sottoposto a misure più restrittive. Ci sono Morro d'Oro, Colonnella, Martinsicuro, insomma c'è preoccupazione su diversi siti che continueremo a tenere sotto controllo, perché la nostra strategia è quella di intervenire il più tempestivamente possibile nei luoghi che mostrano dei focolai intensi di accelerazione nel numero dei contagi. È finora una tecnica che ha consentito di evitare che l'intero Abruzzo finisse in zona rossa. Come avete visto, più della metà delle regioni italiane sono finite in zona rossa, alcune addirittura passando direttamente dal giallo al rosso nel giro di pochi giorni. Noi, quando abbiamo intercettato la variante inglese e capito che alcune zone erano particolarmente colpite, le abbiamo subito circoscritte, prima l'intera provincia di Chieti e Pescara. La settimana successiva abbiamo ristretto l'area ai comuni maggiormente colpiti, e questa trentina di comuni che ci portiamo dietro con qualche variazione settimanale nell'elenco sta consentendo al resto del territorio di non subire le restrizioni di maggior peso, che sono quelle appunto della zona rossa.